Mi sa che la cosa è un po' più lunghetta del previsto. Vabbè, ripassiamo la lezione allora. Allora, cosa devo dire ai ragazzi? Sì, ecco. Allora, devo dirgli intanto che il piano cartesiano si divide in quattro quadranti e che i punti di ciascun quadrante hanno delle specifiche proprietà riguardo i segni delle coppie di numeri associati. Per esempio, il punto A, che ha coordinate x uguale a 3, y uguale a 2, ecco sì, qui devo dirgli che i numeri sono sempre positivi. E infatti, se guardiamo bene, ogni punto del primo quadrante è caratterizzato da una coppia di numeri positivi. Ad esempio, ecco, posso fargli vedere che se ne prendiamo un altro, ad esempio un punto A1, dovunque esso sia, avrà anch'esso ascissa e ordinata positiva. Nell'esempio, in questo caso, x uguale a 1 e y uguale 5. Allo stesso modo possiamo vedere che anche il quadrante 2 ha delle caratteristiche ben precise. Ad esempio, se prendiamo il punto B, vediamo che ha un'ascissa negativa, in questo caso meno 1, e un'ordinata positiva, in questo caso 2. E tutti i punti di questo quadrante hanno le stesse caratteristiche, cioè devo dire ai ragazzi quindi che il quadrante 2 è caratterizzato da sempre ascissa negativa, quindi meno, e sempre ordinata positiva, quindi più. Quindi una coppia di numeri caratterizzati da meno più. E così, andando avanti, anche il terzo quadrante ha caratteristiche ben precise. Abbiamo sempre meno meno, cioè qualunque punto prendiamo, questo punto avrà un'ascissa negativa e un'ordinata negativa. In questo caso, nell'esempio, posso fargli vedere che il punto C ha ascissa meno 1 e ordinata meno 3. Infine, ecco sì, gli faccio vedere anche il quarto quadrante che ha anch'esso caratteristiche ben precise, ha un'ascissa sempre positiva e un'ordinata sempre negativa. In questo caso nell'esempio D ha ascissa pari a 3 e ordinata pari a meno 3. Ecco, poi per finire posso parlargli un attimo dei casi particolari. Ci sono infatti dei punti particolari, innanzitutto il punto origine che ha coordinate 0,0 e che costituisce il punto di riferimento per tutte le misurazioni. Inoltre, tutti i punti che si trovano sull'asse delle ascisse hanno distanza 0 da questo asse, quindi hanno tutti y uguale a 0, come ad esempio il punto E, che in questo caso ha infatti ascissa pari a 3 e ordinata pari a 0, proprio perché la distanza dall'asse x è sempre 0. Allo stesso modo sono punti particolari quelli che stanno sull'asse y, perché in questo caso è la distanza dall'asse y ad essere sempre nulla, e quindi cioè l'ascissa. In questo caso nell'esempio un punto F ha infatti coordinate 0, 2. Cappuccetto rosso? Su, apri la porta! Sì, va bene, arrivo. Mi sembra che questo possa essere sufficiente per oggi. Voi ragazzi, prima che torni il prof, voglio insegnarvi ancora qualche trucchetto. Beh, innanzitutto, ad esempio, per ricordare l'ordine dei quadranti, partite dal primo e ricordatevi di andare sempre in senso antiorario, così da ricordare più, meno meno e più meno. E ora ragazzi, un altro trucchetto, voglio farvi vedere un'altra cosa che sicuramente il vostro prof non vi farà vedere. Guardate qui, questo è un punto A di coordinate 3 e 2. Ma attenzione, hanno coordinate 3 e 2 rispetto a questo sistema di riferimento. Ma se cambiamo il sistema di riferimento e usiamo ad esempio quest'altro, il punto ha nuove coordinate, ad esempio x uguale a 4 e y uguale a 3 in questo caso. Cioè lo stesso punto, visto da due sistemi di riferimento diversi, viene associato a coppie di numeri diversi. E non c'è niente di assurdo, si chiama relativismo. Le cose dipendono dal sistema di riferimento da cui si osservano, tutto è relativo, persino il tempo di riferimento. Persino il tempo, come ha dimostrato Einstein, scorre a velocità diverse in sistemi di riferimento diversi. Relativismo, ragazzi, relativismo. Ecco perché ognuno di noi vede le cose diversamente. In fondo, ognuno è un sistema di riferimento. Che meraviglioso caos. Disorder! Disorder!